Prima di iniziare il video volevo dirvi che io non faccio video per vantarmi affatto, faccio video per divertirmi e mi sono preso tutto questo perché diciamo un po' lo potevo e l'ho preso pezzo per volta. Quindi ragazzi, per favore iscrivetevi, cliccate la campanellina e vi lascio al video. Volevo farvi vedere la mia postazione, ovviamente spero che mi sentite bene. Qui c'è un po' di eco, però dovreste sentirmi bene perché ho un microfono di questi qui. Senti, taglio sta parte. Ecco qui la postazione! Bella, eh? Io c'ho, ragazzi, non ho pensato alla postazione del mouse. Ragazzi, questa è una postazione con due schermi. Uno è della Samsung, tipo vecchio di 10 anni, e quello è l'unico schermo nuovo, ma perché, insomma, costa tanto. Quelli è la bestia, però, vi dico, non è così bello come vi pensate. Allora, accendiamo un attimo la luce così mi vedete meglio. Questo è il casino, no, il ciabat. E dopo questo è il pannello che ho sempre dietro qui, perché voi mi vedete qui la sedia, qui c'è un pannello. Perché prima questa scrivania era girata, quindi la scrivania stava qui e io mi sedevo e vedevo questo. E adesso prendete questo lo sfondo nei vecchi video, che è un pannello. Però l'ho dovuto girare perché sì. Era la stanza, dicevano che era troppo piccola. E intanto questo video sarebbe venuto meglio, però non mi hanno cagato. Quindi vabbè. Questo è il meraviglioso stand delle cuffie fatto con legnette, perché qui su questa scrivania non c'era. Allora, questo bestione qui, che può sembrare grande, e lo è. Infatti qui vedete già Gigabyte RTX. Poi ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Però il problema è che questo computer non è completo, quindi c'ha dei pezzi di ancora un vecchio PC che c'avevo. Infatti, nei primi anni di YouTube avevo un computer preassemblato dell'Acer e che diciamo non era il massimo, che diciamo ce la fa di noi, faceva cagare. Infatti ho pagato tipo, non mi ricordo, 800 euro per quello schifo. Infatti era praticamente una truffa perché c'era scritto che avevo una 1070, ma c'aveva questa GTX 1650, ma poi mi sono rifatto felice con una RTX che è costata veramente poco, direi sui 400 euro, che forse per voi sarebbero tanto, ma anche per me è tanto, per carità. Vabbè. Poi, sì, questa è una RTX 360, dopo abbiamo un dissipatore al liquido della Enermax, credo che si chiama così, 16 GB di RAM, un Intel i5 che ovviamente cambierò in un i9 in futuro, che praticamente fra qualche mese io cambierò la scheda madre in una scheda madre tipo dell'Asus e un Ryzen 9 se non sbaglio, e beh, 32 GB di RAM, passerò a 32 visto che per editing e roba così, visto che questo coso è acceso tutto il giorno. Io sto tutto il giorno davanti al computer provando a fare content, ci gioco anche un po', eh. Questa potenza mi serviva pure per giocare, per portarvi content fluido, perché io non sono il solito YouTuber che ha il PC schifoso. Io infatti edito bene, mi metto e non è che faccio un'editata veloce, insomma a volte mi metto lì e edito per almeno, beh, tipo 2-3 ore, mi ci metto lì e edito. Edito con CapCut che potrebbe non sembrare professionale, però io lo so usare abbastanza bene. Ovviamente per iniziare a fare video potrebbe essere utile Filmora, che io negli inizi del canale lo usavo e che è abbastanza un buon programma. Ora è diventato un po', non mi piace molto il nuovo design, però comunque non mi fa impazzire di tanto. Filmora ha il problema della filigrana, vabbè, però quello agli inizi del canale non è che te ne frega tanto. Ho iniziato con Filmora, mi sono sentito sicuro, ho iniziato con CapCut, poi i video li registro con OBS e sì, poi che dire, non so, questo è il microfono della Trust che uso per registrare i video. Ora però ho questo microfono qui che magari userò pure nei video perché questo è un po' vecchiotto, e da come vedete c'ho pure lo scotch, questo ce l'ho dagli inizi del canale sto coso. Infatti questo coso ha subito pure un paio di botte, cadeva sempre qui a terra. Una volta l'ho pure tipo lanciato in aria per la stanza in un video di Granny, che mi sono spaventato, ho alzato le mani e per sbaglio l'ho preso tipo qui sotto e l'ho buttato in giro per la stanza. Poi abbiamo degli RGB, quelli normali.
abbiamo un telecomando, questo è un case della Colin, poi che dire, ho qualche problema di rete visto che stanno delle antenne cinesi di sopra, però come ho detto sistemerà tutto. Bene, passiamo alla bellissima tastiera che sarebbe questa della Trust. Qui ragazzi, questo è un evento un po' strano perché qui sono dei pezzi di scotch, questi erano per design e qui avevo spaccato la tastiera dandoci un pugno tipo così e qui purtroppo sta un pelo del mio gatto, purtroppo deceduto da come avete visto nel video. Questo è un mouse dell'Acer perché insomma non uso un mouse da gaming, purtroppo non ne necessito. E questa è la tastiera da Trust. Che dire, ho due schermi, molti diranno, ma se tanto è scritto non ci saranno mica due schermi, ma vaffanculo, mi trovo veramente molto utili per vedere la chat, roba così, ma ovviamente io non mi voglio vantare perché per comprarmi tutta sta roba non è che ci ho messo poco, io ci ho messo 3 anni, tipo sono rimasto 2 anni con un vecchio PC, poi mi sono preso questo, che ovviamente non è proprio il massimo, però è molto migliore che il vecchio. E vabbè, e dopo abbiamo pure un volante, se riesco a farvi vedere. Ecco qui, questo è il volante da usavo nei video di BeamNG da PlayStation. Non sono un esperto di volanti. Vabbè, questo è il desktop che c'ho lo sfondo del canale. E come non detto, questo PC l'ho assemblato io. Quindi, che dire, non lo so cosa dirvi altro. Un alimentatore 900 watt, non credo che vi interessa. Questa è una scrivania dell'IKEA, un po' cinese. Il tappetino dell'Acer, tipo Predator. Si sono aperte delle cose, vabbè. Ragazzi, poi, è molto interessante, ma ve lo faccio vedere. Ragazzi, ma ve lo faccio vedere. Ci vediamo dal PC. Ok, se non sbaglio, sì, ok, ci sono riuscito. Bene. Ora sistemiamo lo sfondo, cioè a parte i cose di Star Wars, quando ero piccolo ero un fan di Star Wars e io sono abbastanza un veterano di Star Wars, Ghostbusters, insomma, mi piacciono molto i film vecchi. Ma quello che faccio io per fare live o streaming così, apro sto pannello cinese, minchia sembro Gabby, con Fred, questa sedia del cazzo. E questo è come io praticamente faccio le live. Beh, non è il massimo del massimo, ma dai. La postazione di tutto costerà sui 2000 euro, non lo so. Intanto però vi dico, no, non è stato facile fare tutto questo, anche perché no, non è che ai miei interessasse molto di YouTube, come sappiamo, non è che gliene fregava molto, quindi è stato abbastanza difficile il triplo per me fare sta roba, ci ho dovuto spendere pure di mio. E quindi mi aiuterebbe se lasciate un like per rifarmi i soldi. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Ecco, magari sì, c'è il riflesso, però non ho voglia di togliere il pannello. Vedete, la scheda madre è bella verde, come piace a noi. Ecco qui, questa è la telecamera. Questa è la telecamera. Spento un attimo il secondo monitor perché sennò. E questo è OBS. Madonna. Questo video è proprio fatto con una professionalità che di quelle, guarda. E la telecamera è in 700p, quindi ottimo. E ce l'ho pure dagli inizi. Questa telecamera ce l'ho prima del canale. Perché vi racconto un attimo una storia che quando ho aperto il mio primo canale, Vinmat, che poi me l'hanno cancellato, YouTube, guarda quel giorno, minchia, quando mi hanno cancellato il canale avevamo fatto tipo 25 iscritti. Ai 20 iscritti io dovevo fare il face reveal, non è andata bene. Per niente, non l'abbiamo mai pubblicato. E quindi avevo preso la telecamera per niente, però ce l'avevo. Infatti ho mandato mia mamma a prendere la fotocamera e mi ha preso un coso rotondo. Io tipo, ma cazzo è sta roba? Vabbè. Fred, che ne dici? È stato abbastanza bello? Sembra di no. Bene ragazzi, da questo video è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!